Buongiorno a tutti, in questo video vi mostrerò come creare una mesh a partire semplicemente da una nube sparsa. Per iniziare facciamo clic sotto il suffisso workspace, il secondo pulsante sulla sinistra, e selezioniamo dal menu che si apre la prima fotografia e tenendo premuto il tasto shift clicchiamo sull'ultima foto e facciamo clic su apri. Un amico ci ha fornito questo dataset che si chiama Yukihiro Iwayama. Notiamo come prima cosa non sono presenti le maschere, quindi se facciamo un clic con il tasto sinistro sulla prima fotografia e premo la combinazione CTRL più A, selezionerò tutte le fotografie. Quindi facendo clic con il tasto destro sulla prima fotografia e andando su Mask, Importo Mask, potrò impostare il metodo con cui vorrei importare queste maschere, ovvero vedete rispettivamente il metodo tramite file e l'operazione richiesta, che è quella di sostituzione maschere, e il nome del file, che deve avere questo suffisso: nome del file, come quello che c'è scritto in ogni fotografia, e poi l'underscore e la scritta mask.png. Quindi clicco su applica le camere selezionate, faccio clic su ok, faccio di nuovo clic su seleziona cartella. Dopo un breve caricamento potremo vedere tutte le nostre maschere caricate. Come vedete nelle fotografie c'è un'area più scurita ed è quella appunto della maschera, cioè quello, diciamo, tutta la zona che la maschera va a coprire. Quindi in luce ci rimarrà solamente il nostro soggetto da rappresentare. Quindi andiamo avanti, clicchiamo sul pannello Tools e andiamo su calibrazione della fotocamera. Possiamo leggere quelli che sono i dati della nostra fotocamera, una RPMX 219 con una lunghezza focale di 3,039 millimetri, e ci manca però il pixel size, che è sconosciuto. Quindi per trovarcelo noi siamo andati a cercarlo su internet, era espresso in micron, e quindi come conversione da 1,12 micron a millimetri otterremo 0,00112 millimetri. Facciamo clic su ok, workflow align photos, e in questo caso dovremmo lasciare, diciamo, le impostazioni automatiche, non si mette la preselezione generica perché sono poche fotografie, sono solo 88. E in questo caso ho provato ad usare il matching guidato, ma non è, diciamo, il metodo adatto. In realtà qua no, è ininfluente, però in realtà si utilizza solamente in determinate circostanze. Ho fatto un test per vedere insomma se apportasse qualche miglioria, ma non è così, quindi magari non usatelo, non è necessario, insomma. E questo è il risultato dell'allineamento. Applichiamo adesso la selezione graduale, quindi utilizziamo lo strumento graduale selection, utilizzando come criterio la selezione dei punti ricostruiti con diciamo un'elevata incertezza. Quindi andiamo a selezionarli. Quindi applichiamo questo primo filtro impostando un valore pari a 14 punti, quindi ora non dovremo far altro che fare clic con il tasto destro sull'immizzazione dell'allineamento delle telecamere, facciamo clic su ok, selezioniamo anche l'errore di riproiezione, quindi per proseguire apriamo da workflow il pannello build mesh e posso iniziare a mostrarvi quelli che sono i parametri che vengono dati di default, ovvero la source data. E quindi selezioniamo un nuovo metodo dalle mappe di profondità e quindi la qualità della mesh, che impostiamo come alta, l'interpolazione, che impostiamo come enabled. Personalizziamo però il valore di face count con un valore personalizzato di 300.000
presto attenzione a lasciare selezionato appunto l'impostazione Calculate per Text Color. Possiamo visualizzare il modello shaded, quello ricostruito, e possiamo anche ruotare. E finora sembra che sia venuto molto bene. Possiamo utilizzare quest'altro strumento, Smooth Mesh. E lo ruotiamo appunto per controllare che in ogni dove la mesh sia stata addolcita, diciamo, da tutte queste increspature. Però appunto a noi interessano quindi due diverse tipologie di superfici, quindi una diciamo più netta e l'altra un po' più morbida, quindi applico diciamo il filtro solamente ad alcune parti selezionate, sicuramente le braccia hanno meno granulosità di una maglietta. Quindi ci manca la parte della maglietta. Infine andiamo a creare le texture. Stiamo utilizzando una texture di 8K e abbiamo flaggato l'impostazione di andare a ricostruire la mappa laddove non è stata mappata. Quindi magari a quelle circostanti, come vedete sotto appunto. Enable all filling. Premiamo su OK. Molto bene, cliccando da questa specie di piramide col sole dietro su questa freccetta possiamo selezionare le altre modalità e quindi selezionare Model Texture. Aspettiamo qualche istante e vedremo appunto il risultato con la texture applicata.